Ciao! Allora, oggi vi voglio parlare di questo fondotinta della Essence, si chiama Instant Matte, eccolo qua. Ok, allora, Instant Matte Makeup, super long lasting, 18 ore, dice di essere un mineral powder matte complex, il colore che ho io è il 20, matte sand, vi dico subito il prezzo prima. Se trovo la quantità 30 ml, 4,95 euro. Allora, intanto, prima di tutto, swatch. Dunque, io con i fondotinta non so perché, ma più dicono di essere matte, opacizzanti o perfetti per la pelle mista, perché la mia è una pelle mista, più non mi trovo bene. Questo fondotinta in particolare mi piace il colore, mi piace la coprenza, ma sulla mia pelle, anche se ci applico la cipria, tende a lucidarmela nel giro di 3-4 ore. Quindi io durante la giornata devo andare a usare le salviettine sebo assorbenti e poi avere sempre la cipria dietro per i ritocchi, perché soprattutto nella zona della fronte e intorno al naso la trovo davvero molto lucida. E questa è una cosa che più un fondotinta dice di essere opacizzante oppure matte, più io riscontro, non capisco perché. Nel complesso ne hanno parlato tutti bene, a me non è piaciuto più di tanto. Sì, va bene, ok il prezzo, ok la coprenza, però con questo fattore e oltretutto l'ho usato nel periodo invernale e quindi già lì un prodotto che tende a lucidarmi la pelle in inverno non è molto adatto. In estate non ci provo nemmeno perché comunque sia so che sarebbe una tragedia. Un fondotinta che per la pelle normale potrei anche consigliare, ma che a me non ha assolutamente soddisfatto. Però sono curioso di sentire le vostre recensioni. 18 ore, sinceramente, ovviamente non può andare bene 18 ore, ma neanche 4 ore. Io applico, oltretutto, dimenticavo, applico un primer sulla zona T. Poi il fondotinta, sia con la spugnetta che con il pennello, non fa differenza e dà lo stesso risultato. L'unica cosa sarebbe con le mani applicarne appena appena e poi usarlo tipo una crema colorata, però in questo caso non ha la coprenza che voglio io. Quindi no, non mi ha soddisfatto e questo, se volete provarlo, ma solo se avete la pelle normale, perché se avete la pelle mista non ve lo consiglio. E comunque fatemi sapere se avete provato questo prodotto e come vi siete trovate. Io come sempre spero di esservi stata utile e se vi è piaciuto il video mettetemi un like e iscrivetevi al canale così non perderete le prossime recensioni beauty low cost e mi raccomando di cliccare anche sempre qui sulla campanella così verrete avvisate ogni volta che carico un nuovo video e basta, alla prossima, ciao!